sul traguardo di San Salvo la vittoria di un campione olimpico, Jonathan Milan. Che volata, quasi ai 70 km orari. Tantissimi tifosi sul lungomare di San Salvo per applaudire la vittoria del corridore azzurro della Bahrain. Fantastica, fantastica. No, è stata veramente molto, molto, molto bella e niente, che dire, mi sentivo bene. Sapevamo che l'arrivo era dato a me, che non c'erano molte salite per il momento e quindi sono riuscito a salvare la gamba un po' sulle salite, anche se qualcuna all'inizio è stata fatta con un buon ritmo. Ma mi sentivo bene, eravamo partiti con quello di fare bene fin da subito, di portare a casa dei risultati e abbiamo fatto il massimo. I ragazzi mi hanno supportato, mi hanno tenuto davanti fino nel finale, perché alla fine ho seguito Andrea fino agli ultimi 300 metri, quello che è. E poi lì sono dovuto solamente uscire e fare il mio sprint. Ecco. Sì, diciamo che più in là delle barriere non posso andare, quindi o lì o sulle barriere. Mi dispiace, però questo è anche lo sprint. Tutto qua. Jonathan, per un italiano che vince la sua prima tappa al Giro d'Italia la risposta in teoria è scontata, è il giorno più bello della mia carriera. Ma tu che hai vinto medaglie pesantissime, insomma, come ti senti oggi? Ma guarda, sono le stesse emozioni sinceramente, sono sempre vittorie belle, sono sempre vittorie di squadra e quindi significa tanto per me, significa anche per la squadra, significa tanto e sono contentissimo, non c'è un più, un meno, sono tutte sulla stessa bilancia, sono tutte sullo stesso. Come Olimpiadi? Personalmente sì. E alla fine ero partito bene col Saudi, poi ho fatto un paio, ero andato benino diciamo all'opening weekend, poi cadute, stanchezza, perché c'era anche quella, diciamo che arrivavo al Giro d'Italia, anzi partivo col Giro d'Italia, insomma ero veramente carico, ero veramente pronto anche fisicamente, sono pronto fisicamente, mentalmente, ero per insomma... per fare un buon inizio, no? E per portare a casa fin da subito qualcosa. Quindi sì, diciamo che c'è un piccolo riscatto in questo. Il Giro era come obiettivo d'inizio stagione e poi abbiamo voluto, è stato giusto, penso sinceramente, anche aspettare per vedere se mi sentivo in una buona condizione o meno. Poi abbiamo visto che insomma non ho visto niente, non lo so, penso una sessantina, non lo so, non lo so veramente, non lo so, ditemi voi perché qua non so rispondere. Sono due parole sull'Abruzzo che ti hanno regalato la prima vittoria al Giro. Sono dei bei posti, bei panorami. Non è come Venepul, potresti tornarci in vacanza? Perché no? Perché no? In tantissimi, presidente Marsilio, sul viale d'arrivo a San Salvo, in tantissimi lungo il percorso, da Silvi a Pescara, a Chieti, a Ripatiatina, e oggi in Abruzzo ha vinto un campione olimpico. Bellissimo, proprio la ciliegina sulla torta. Devo dire che la risposta del pubblico qui a San Salvo, ma come hai detto tu, anche per tutto il percorso, a cominciare dalla partenza questa mattina nella piazza di Teramo, è stata davvero eccezionale. La grande partenza ha creato un interesse, una partecipazione emotiva e anche una sorta di sentimento di condivisione da parte di tutto l'Abruzzo